Che fa nascere analogie laddove non si sarebbe mai pensato ci fossero. Ma tutto questo in fondo è l'arte stessa, quindi non vi ho detto nulla di nuovo. Però un'altra riflessione che mi veniva da fare era più nello specifico sulla geografia, che mi sembra venga reinterpretata, perché passando dal nord-est fino alla Lucania, passando per Castelnuovo Monte, la pietra di Bismantova, è una geografia che secondo me è stata interpretata e non finirà mai di essere interpretata, e dove i confini vengono abbattuti e soprattutto da nuovi significati e da nuove connessioni. O forse anche vecchie connessioni, perché forse in realtà non ci mettiamo nulla e solamente ogni tanto ci accorgiamo di quello che c'è già, che c'è già stato. Perché le persone in fondo hanno sempre viaggiato e si sono sempre fuse, come si sono fuse le culture. E quindi culture che non sono mai rimaste incontaminate, ma che fortunatamente si sono contaminate, pur trattenendo comunque quel senso di identità, appartenenza che ci riconosce personalmente, anche individualmente, ma anche e soprattutto come comunità, e che ci permette il confronto con l'altro da noi, perché nel momento in cui sappiamo, non dico neanche tanto chi siamo perché ci vuole una vita saperlo, ma quantomeno da dove veniamo,
questa certezza, diciamo, delle radici ci permette, credo, un confronto pacifico con tutto quello che è il resto da noi. E quindi pensavo a questa cosa, questo concetto appunto della dorsale, che io vedo, dorsale appenninica, che io amo il mare, nonostante io viva qua, e quindi immagino sempre negli anni, millenni, secoli ere, quando qui in realtà era tutta acqua e la pietra di bismanto era una grande scogliera. Io amo sempre pensarla così. E quindi penso questa dorsale come una grande immensa pinna, in realtà, e che ci unisce nelle particolarità, nel faticare, perché vivere in queste zone è fatica, ma è quella fatica che ci permette di ingegnarci, perché non è, come amiamo spesso dire, almeno qui in montagna, ci sono molte più soluzioni rispetto ai problemi. Quindi credo che questo sia la caratteristica anche di chi vive poi nelle province, ok, lontano dai centri, perché è anche questo concetto che viene fuori dagli scritti e dalle origini degli artisti di oggi, il fatto che non è solamente una questione di Appennino, di aree interne, ma proprio delle volte invece di essere differenti zone non centrali, non città e non metropoli. E quindi appunto anche di questo concetto della vicinanza fra chi vive la provincia, il non affollato, l'appartato, il silenzioso, che sono parole, due parole bellissime che ho trovato in quello che nei testi che mi hanno mandato. Quindi dal Veneto alla Lucania, passando per la pietra di Bismantova, come dicevo prima, posso dire che in tutto ciò non trovo nulla di strano, effettivamente. Ci trovo del magico, del meraviglioso, quello che probabilmente sottende questa strana geografia interpretata, che vi dicevo prima, che ci unisce in questi bellissimi tribolati, una parola che mi piace molto tribolare, e che non è, che sarà italiano, dialetto, ma rende bene l'idea. Questi tribolati luoghi dell'anima. E concludo ringraziando gli artisti, tutte le persone che si sono dedicate ad organizzare l'inaugurazione, non solo l'esposizione di oggi. Ringrazio la curatrice Simona Sentieri, un ringraziamento al Parco Nazionale, ovviamente, che è all'Audato Si, all'Associazione Storica Melograno, che si prende cura di questo meraviglioso luogo di arte e di scambio e di dialogo, ma soprattutto a voi per essere qui oggi e per poter condividere con noi la bellezza. Grazie. Dare omaggio, diciamo, come posso dire, non concreto, ma di cuore, di emozioni, con una canzone cantata da Katia Sentieri, che è una bella voce professionista, quindi canta questa canzone, fra l'altro, che è stata scritta non per essere musicata, ma è una canzone dei primi dell'Ottocento, e racconta di questa Maremma, che è una terra toscana nella quale la gente andava per cercare lavoro perché migravano ed era, sono morti in tantissime non tornate a causa della malaria. Tutti mi dicono
Bellissimo. Castelnuovo Monti, Pietra di Bismantova. Finalmente ci siamo, abbiamo da poco concluso la presentazione di questa mostra pittorica, fotografica e poetica dei poeti Cascini con il pittore Gianni Bergamin e con le foto mie dell'editore. Nella tua introduzione parli un incontro di giganti, quindi la pietra di Bismantova, la sua storia, la sua tradizione, le sue leggende, la Basilicata con i sassi di Matera, secondo te cosa ci accomuna? Ci accomuna l'ossatura degli Appennini, che non sono altro che una parte fisica di un'Italia sulla quale hanno camminato tanti esseri umani. Quindi questa accomuna la transumanza. Io sono una maniaca della transumanza, perché è il modo in cui si incontrano gli uomini, le persone. Ecco cosa può accomunare due popoli così lontani, così diversi, che però in realtà sono comunque su un Appennino, questo. Quindi questa transumanza, questo camminare sulle cime degli Appennini congiunge nord e sud, congiunge cultura, congiunge poesia, arte, ma potrebbe mai congiungere un giorno la politica? Il nostro sindaco attuale ha fatto 10 anni di legislature come vice sindaco e assessore alla cultura, è diventato sindaco adesso e quindi lui ha lavorato tantissimo per la cultura in 10 anni, qui ha cambiato un sacco di cose, proprio noi artisti, ha sempre detto di sì, non ha mai chiuso una porta. Poi abbiamo questo locale, la sala Laudato Si, che non esisteva prima, era un refettorio di frati, decrepito, caduto, crollato, e il Parco Nazionale Tosco Emiliano ha preso in mano, tramite la politica, ha preso in mano l'edificio, l'ha tutto ristrutturato e abbiamo cominciato ad operare questa sala per gli incontri. Io sono stata una delle prime a dire facciamo questa sala che è così bella come incontro culturale per le persone, per le genti, armonizzandole con la natura, e questo è avvenuto grazie ai sì dei politici, perché se no non potevi fare niente. Quindi vuol dire che il politico può aiutare l'arte, e l'arte deve sempre proporre comunque. Simone, tu in quanto artista hai voluto fortemente che noi partecipassimo a questa mostra, è un momento di comunione e di condivisione. Siamo due realtà diverse, due regioni diverse, due culture diverse, però quello che ci accomuna fondamentalmente è l'amore per l'arte. Sì, assolutamente sì, proprio hai detto bene, è comunque una parola sempre unica, è amore. L'artista comunque sia, che sia un folle, che sia un meditativo, ha sempre una spinta d'amore verso un qualche cosa, che di solito è natura o esseri umani, quello che vuoi. Però assolutamente io questa cosa l'ho voluta fortemente, perché ho visto in te, nelle cose che fai, un qualche cosa di bello, poi di grande umiltà, e questo mi è piaciuto molto, perché io non mi mescolo mai con gli artisti presuntuosi, quindi voglio sempre l'umiltà, perché se c'è umiltà c'è anche l'amore. L'amore dove sta? Sta lì, eh? Bene Simona, noi ti ringraziamo di averci accolto qui a Castelnuovo nei Monti e speriamo ancora di avere una lunga collaborazione. Lungo l'Appennino si può percorrerlo anche in giù, come voi siete venuti in su, chissà che non sia che veniamo giù noi questa volta, la prossima volta, sicuramente è una promessa. Abbiamo ascoltato poco innanzi una canzone di un canto popolare, una canzone che mi ha fatto venire i brividi perché richiama molto le mie radici e i contadini del mio sud. Sì, perché è una canzone di terra, e la terra è uguale per tutti, perché dalla terra che abbiamo mangiato, dalla terra si mangiava anche la terra, cioè da tanta povertà che c'era, e quindi accomuna questo negli esseri umani, e in effetti può essere una canzone cantata in tutta Italia, in tutto, è un po' diventa quasi un inno
un inno a proprio alle radici. Ecco, noi veniamo da lì, da queste tribolazioni, e ricordo un'altra volta che bisogna tenerne memoria e farne veramente una, dargli un grande valore alla memoria, e questo è per me questa canzone. Ecco, a me fa venire i brividi tutte le volte. Sono nata con questa canzone della Maremma, tutte le volte che la canta, anche mia sorella che è bravissima, vengono sempre i brividi, e lei so benissimo che si commuove tutte le volte che la canta. Vogliamo sentire un attimo anche lei, se ci dice qualcosa. Vieni. Abbiamo avuto modo di ascoltare la tua voce, è proprio una voce che richiama alle nostre radici, è quasi la voce dei contadini che cantavano questa canzone nei campi, quindi al ritorno dai campi o durante la lavorazione del riso, o una memoria storica delle tradizioni locali. Sì, perché questa è una canzone, proprio come diceva Simona, che parla di terra, e per cui è sanguigna, cioè la gente che per lavorare doveva percorrere fra l'altro tanti chilometri per arrivare in un posto non ancora sanificato, dove rischiava la vita, con quasi la certezza di non ritornare, per cui proprio è una voce, la voce della gente, è proprio la voce vera della gente. Questa. Bene, complimenti, e speriamo ancora di sentire altre canzoni. Grazie, grazie Simona, grazie di averci accolto. Gianni, una seconda presentazione dopo Castel Saraceno. Adesso ci troviamo nell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi a Castelnuovo nei Monti, ai piedi della pietra di Bismantova. E qual è la sensazione, l'emozione che provi oggi a venire a presentare questa mostra in questo luogo magico? Allora, questo è un luogo bellissimo, innanzitutto un paesaggio stupendo, e con questa pietra che è proprio particolare, magica, io essendo un amante della montagna non potevo apprezzare meglio. E niente, mi è piaciuto molto questa, proseguire in questa nostra bella avventura con i nostri amici Valerio e Prospero. E niente, io adesso, come vedi, mi sono messo vicino a questo quadro. Questo quadro per me è il più rappresentativo della mia opera. Perché? Perché è il pino loricato che non muore. Nonostante tutto, che sia colpito dal vento, dai fulmini, ed è sempre vivo. E così deve sempre essere viva l'arte e la prospettiva di portare avanti un certo discorso culturale, dove tu hai iniziato da un po' di tempo, e che ci coinvolge un po' tutte quante. Come diceva la signora Simona, dalla terra, dalle colture, è da lì che arriviamo, è di lì la nostra forza. Ricordiamocela che lì è il futuro, è la nostra forza, non è il progresso eccessivo, non è tutta questa cosa dell'intelligenza artificiale, ma è la terra che ci salverà, e dobbiamo ricordarci di questa cosa qua. Perciò io dico, mi ha coinvolto tantissimo questa cosa qua. Io l'ho sempre detto, le amicizie e la loro bravura nell'esprimere la poesia, e questa cosa qua mi riempie, al di là di tutto, del successo, non successo, tutte queste cose qua mi riempie proprio personalmente di valore, di contenuto. Gianni, tu non sei un lucano. Come nasce questa passione di poter rappresentare la Lucania attraverso la pittura, anche perché l'hai fatto in un modo lodevole, in un modo lungimirante, ma anche con colori che veramente rispecchiano la Lucania? E perché mi sono ritrovato in un ambiente a me consono, con i valori che a me interessano, no? Al di là di tutte le imperfezioni che possono esserci da parte del mondo contadino in questo ambiente rurale, però ci sono dei valori che mi perciò la solidarietà. Poi i lucani sono molto accoglienti, loro ti coinvolgono, non ti lasciano per la strada, che se per esempio stai male, loro vengono lì, ti danno una mano. Cioè, per loro questa cosa qua, e per me è una cosa molto importante, capisci? E poi sono stato accolto benissimo dalla famiglia di Valerio, e che sono persone eccezionali.
Bene, quindi allora ci auguriamo ancora di camminare insieme su questa strada, quindi di portare avanti questo discorso sia arte, cultura, poesia e fotografia in giro per l'Italia. Speriamo, e speriamo di, che la cosa continui il più possibile. Grazie. Grazie a te, grazie a te. Valerio, il nostro percorso continua, quindi la località ancora una volta, l'ultima volta siamo stati a Torino, a Chivasso, a presentare la località, l'unicità della Lucania. Oggi siamo qui a Castelnuovo nei Monti. Qual è la tua sensazione oggi, questa inaugurazione di questa mostra sia pittorica e artistica? Beh, un percorso a zig zag, perché siamo andati dal Piemonte a Castelsarrasena, adesso siamo venuti qui sull'Appennino, in un luogo che oserei dire magico, insomma, sia per la sede che accoglie la mostra, sia per il circondario, in particolare la pietra di Bismarck. Quindi sicuramente una bellissima esperienza, una bella accoglienza, e quindi questo fa ben sperare anche per il futuro, per poter continuare il nostro percorso di incontro della nostra cultura, dei nostri valori con quelli delle altre regioni, degli altri territori dell'Italia, cosa che mi pare sia già nella nostra prospettiva, e spero che possa questo itinerario essere lungo e proficuo. Simona Sentini parlava di un incontro tra giganti, quindi la storia di vita, la storia di fatica, la storia di trovi, che tu rappresenti benissimo nella tua poesia. Beh, Simona Ventura, forse Ventura, forse un po' esagerato con l'altezza dei giganti, ma sicuramente l'intento di portare appunto le nostre culture al confronto, alla contaminazione, all'incontro è veritiero, insomma, una cosa che sta nella nostra prospettiva. Indubbiamente la Lucania è una terra molto particolare, in cui si mischia il magico, la sofferenza, la voglia di riscatto, perché non c'è solo l'aspetto, diciamo, dei patimenti, ma insomma abbiamo avuto anche figure dei giganti, questi sì, sia nell'arte, sia nel campo artistico, sia in altri campi, che insomma hanno dato lustro e onore alla Lucania. Pensiamo, non voglio ripetermi nella citazione, pensiamo a Rocco Scotellaro, pensiamo alla figura di Carlo Rede, il suo rapporto che ha avuto con questa terra così viscerale, così carnale, tanto da voler essere comunque seppellito, pur essendo lui torinese, nella nostra terra lucana. Bene, grazie Valerio. Noi speriamo di continuare questo nostro itinerario. Simona Sentini la definiva la transumanza. Beh, la transumanza, sì, c'era un percorso doloroso, ma un percorso anche di prospettiva per i nostri allevatori, nel senso che dalla montagna si trasferivano al mare, quindi dal mare poi ritornavano alla montagna, quindi sicuramente c'era anche questo viaggio, questo andare verso nuove prospettive, nuovi incontri, nuove possibilità di vita e quindi anche nuove speranze della vita stessa. Quindi nella transumanza c'è, insomma, il viaggio che continua, il viaggio che purtroppo magari si ripete per una sua ripetitività, ma comunque è sempre un viaggio che lascia aperte alla speranza, la possibilità di incontrare nuove persone, di portare anche le proprie esperienze in altri luoghi, in altri posti, perché se pensiamo alla transumanza dei nostri pastori, non sempre si recavano nello stesso posto, ma cambiavano, pur essendo all'interno della stessa regione, cambiavano località, paesi, quindi questo permetteva anche a loro di avere nuovi incontri, nuove possibilità, nuovi interscambi tra appunto la cultura marinara, comunque delle regioni più litorane, con quelle più della montagna. Grazie. Dici di? No, volevo semplicemente dire, speriamo che questa nostra transumanza artistica così ricca e così contaminata possa appunto continuare a generare interesse ed essere proficuo anche questo di nuovi incontri, di nuove possibilità per tutti. Bene, grazie Prospero. Siamo arrivati in un altro luogo che l'Italia. Il nostro obiettivo era quello di portare in giro la località
in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, per il mondo, qualunque persona ci avesse chiesto di portare la nostra testimonianza, noi ci siamo stati. E noi oggi siamo a Castelnuovo dei Monti, ai piedi della pietra di Bismantova, un luogo magico, un luogo arcano, un luogo storico che somiglia molto alla vostra terra. Assolutamente sì. Noi, quando abbiamo iniziato a parlare di località, ci riferivamo già al mio primo libro che hai già citato tu prima. Anche lì c'era il riferimento alla località, se non altro perché Matera nel 2019 fu capitale della cultura europea. Oggi abbiamo coinvolto il Consiglio regionale di Basilicata, abbiamo avuto la prefazione su questo testo del Presidente del Consiglio regionale, abbiamo coinvolto l'umanista Michele Grandi che ha fatto una introduzione di alcune pagine sul nostro volume, quindi credo che la linea è tracciata. Poi venire qui per me è stato proprio un piacere estremo, anche perché oggi, stamattina, ci siamo fatti pure tutta la scarpinata fin sopra alla pietra e quindi veramente abbiamo garantito il rapporto terra-terra tra i sassi di Matera e la vostra pietra. Prospero, la poetessa e artista Simona Sendieri parlava un incontro tra giganti. Qui parliamo di un incontro di giganti, un luogo dove è passato Dante Alighieri. Quindi questo connubio tra il sud e il nord, secondo voi è possibile coniugare un'armonia e una sintonia? Io ne sono convinto, anche perché la dorsale appenninica ci accomuna. E quindi quando ho letto la sua riflessione, che ho apprezzato immediatamente, è possibile ancora che attraverso la dorsale passano i nostri sentimenti, le nostre reazioni, le nostre sensazioni, e quindi è possibile andare avanti su questa linea. Che poi dobbiamo anche andare al di là dei confini nazionali, ci stiamo pensando, che la località appartiene al mondo, e tenete presente che i lucani sono fedeli a loro stessi sempre e dovunque. Questo è il titolo che abbiamo dato noi alla località. Il lucano è dappertutto fedele a se stesso, dovunque viva.